Martedì 6 settembre si è celebrata la memoria liturgica del beato Olinto Marella. Il cardinale Zuppi ha presieduto una messa nella cripta della cattedrale, anche in suffragio del cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna dal 2004 al 2015, a 5 anni dalla sua morte. Alla liturgia erano presenti alcuni parenti del compianto cardinale e le famiglie dell'opera Padre Marella. Nell'omelia il cardinal Zuppi ha voluto accomunare il ricordo di queste due grandi figure per la Chiesa di Bologna, rileggendo una riflessione del cardinal Caffarra sull'allora servo di Dio, padre Olinto Marella. Egli ricevette dal Signore la sapienza, l'unica sapienza di cui l'uomo ha bisogno, la sapienza del cuore. Postosi alla sequela di Cristo, egli si espropriò di se stesso per essere suo fedele discepolo, e questa radicale autoespropriazione si mostra nel totale distacco dalle cose e dalle ricchezze, come aveva appreso alla scuola di Francesco, davvero terziario francescano. Padre Marella, come sapete, era terziario francescano. Si mostrò in una fedeltà alla Chiesa, anche quando questa fedeltà gli costò sofferenza e sacrificio, ma soprattutto divenne partecipe della passione dell'uomo, per la sorte di ogni uomo, della cura che Dio si prende di ogni uomo. Come Padre Marella, si domandava il cardinale, si prese cura di ogni uomo? Fu una cura concreta, attenta, fu una cura, e lo condivido tanto, materna e paterna, perché mirava a rigenerare ogni uomo che incontrava nella sua intera umanità. Una cura abitata da una grande passione educativa. Al termine della messa, l'arcivescovo e i sacerdoti presenti si sono recati nella parte finale della cripta, dove sono sepolti i cardinali Biffi e Caffarra, e sulla tomba di quest'ultimo si sono soffermati per una preghiera e una benedizione. La liturgia in cripta ha ricordato anche il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di alcuni presbiteri diocesani. Tra loro erano presenti alla celebrazione Don Franco Govoni, parroco a Bazzano, Monsignor Gino Strazzarri, parroco a Zola Predosa, e Monsignor Giovanni Nicolini delle Famiglie della Visitazione, che hanno portato la loro testimonianza ai microfoni di 12 porte. Avverto che ogni giorno bisogna sentirsi del cinquantesimo, per così dire, cioè ogni giorno è festa, ogni giorno bisogna decidere di farlo volentieri, ecco. Io poi vado verso la vecchiaia come tutti, però con questi compiti anche che mi ha dato l'arcivescovo, e poi appena ritornato da Gerusalemme dove ho potuto pregare, ho capito che è quasi una grazia, ecco, poter fare qualcosa ancora per la Chiesa nonostante i 50 anni, insomma. E quindi sono molto contento, ringrazio il Signore, ringrazio la comunità, ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo cammino fino appunto al giubileo che appunto abbiamo celebrato. Insomma, quindi. Qual è il tuo auspicio per i prossimi 50 anni? Beh, intanto di continuare questo cammino con quei sentimenti belli di gioia, di gratitudine e anche di impegno che ci sono. Ecco, direi forse nel prossimo futuro una maggiore collaborazione anche con la comunità, con i laici, con le persone che già tanto collaborano. Credo che sia uno dei punti sui quali dovere maggiormente contare, anche perché le forze, ma non è solo per quello, ma proprio perché è così, la Chiesa è sempre più una comunità di persone che vivono insieme, ecco, e si aiutano. 50 anni Sì, tondi di è una cosa stranissima in famiglia, perché noi moriamo presto normalmente, invece io sono durato troppo e quindi però sono contentissimo di essere qui adesso. Cosa ti ricordi di quel giorno di 50 anni fa? La paura, una grande paura, però un prete di cui non posso dire il nome mi ha molto consolato e quindi ho detto, beh, vada come vada. È passata la paura? Ah beh sì, adesso
c'è un grande affetto. Mi sento un nonno, capisci? Sì, è diverso che padre. Io mi sento nonno ormai e quindi mi piace vedere la benedizione di Dio in tutti i miei confratelli, la fecondità della loro missione, e io cerco di dire un'Ave Maria per loro.